Bentrovati negli studi di Obiettivo News. Dal 30 giugno al 2 luglio a San Colombano Belmonte ritorna la Sagra delle Lumache, organizzata dalla Proloco di San Colombano, e ne parliamo con il presidente Sabino Salzano e con il consigliere Michela Rizzati. Benvenuti nei nostri studi. Grazie. La Sagra delle Lumache, il ritorno, finalmente, da quanto tempo mancava? Ma non è che mancava poi da tanto, è solo che abbiamo rinnovato il direttivo. Ah, quindi nuova Proloco. Nuova Proloco, nuovo direttivo, tutto puntato sui giovani, sui ragazzi. Dai ragazzi, dal mio vicepresidente che ha 20 anni, arrivare a un massimo di altri 25. Quindi tutti giovanissimi. Sì, dato loro per un futuro, poi saranno loro domani prendere in mano la situazione. Questo è bello, considerando che in molti comuni invece le Proloco fanno fatica a avere un ricambio generazionale. Quindi... proprio, abbiamo puntato quella cosa. Bello. La Sagra delle Lumache. Le Lumache piacciono, è la Sagra di San Colombano Belmonte, è rinomata e conosciuta e di tradizione. Sì, si spera anche quest'anno di fare bei numeri. Speriamo di sì. Più o meno quando è nata questa sagra? C'è allora, una storia? Da come ho saputo è nata 40 anni fa. Mm-hmm. Poi, sì, sempre con il solito direttivo di allora, poi sono stati altri presidenti, però sempre questa sagra è sempre rimasta simbolo del paese. Ok, un ricco programma che inizierà venerdì 30 giugno. Michela, lo illustri tu? Allora sì, inizieremo sicuramente dalle 19.30 con il padiglione gastronomico e a seguire ci sarà una serata musicale. Diciamo che quest'anno è improntata molto sulle famiglie. Ok. Quindi appunto ci saranno degli eventi, a parte il sabato sera, la serata discoteca, perché ci sta per i ragazzi, è giusto. Giovani, certo. Visto che comunque abbiamo una Proloco giovane, è giusto anche dare a loro i loro tempi, i loro spazi. Però il venerdì e il sabato sì. Sarà una serata improntata sul karaoke piuttosto che musica soft dal vivo, però nulla di estremamente esagerato. Quindi un bel programma e proseguirà anche domenica? Sì. E domenica c'è anche un programma per i bambini, se non sbaglio, pomeriggio? C'è tutta bimbi, dalle, se non erro, dalle 2. Sì, bambini. Sabato invece avremo il torneo di maggio a San Colombano. Ok, quindi i personaggi del torneo di maggio di Cornier che verranno. I borghi saranno ospiti, perché così faremo il ritorno, Campo Colombano, il ritorno al torneo di maggio, che mancava da un po' di anni. Bello. E le lumache, come sono cucinate e servite queste lumache? In modi diversi? Lascio a lei la parola. Ok. Allora, quest'anno, a differenza degli altri anni, ci sarà un menù fisso. Quindi sì, tutto un misto di antipasti, un primo, secondo e contorno. È diversa perché inizialmente la Sagra delle Lumache è sempre stata improntata su menù alla carta. Però sì, il mantenere il menù alla carta presenta sicuramente dei prezzi più alti. Certo. Mentre col menù fisso tu hai dato la possibilità a tutti di assaggiare tutto quello che tu hai in preparazione. Certo. E poi ci sarà anche un menù alternativo, ovviamente, alle lumache. E no, infatti. È quello che stavo per chiedere, perché va bene, le lumache, sì, il piatto forte della sagra, piacciono a molti, però magari qualcuno desidera comunque venire a passare, esatto, una serata, passare una partecipare, ma senza essere costretto per forza a mangiare le lumache. Bene. Lumache a sugo? Lumache... Ah, c'è una novità, la lasagna a ragù di lumache. La lasagna? A ragù di lumache. Ah, beh, è curiosa. Sì, è una cosa particolare. Ok, quindi nuova Proloco. Sì, nuove proposte. Nuove proposte all'interno della sagra. Tutto. Come avete deciso di riformare la Proloco? Cioè, l'avete fatto, immagino, per il comune, per il paese, per San Colombano? Sì, per il territorio, per il paese stesso. Io era già da un po' di anni che stavo dietro. Sentivo già le voci che quel vecchio direttivo avrebbe lasciato, e allora mi sono fatto avanti perché non vedevo bene che il paese rimanesse vuoto, certo, senza più neanche un altro luogo. Allora mi sono deciso
mi sono messo in gioco. E tutti gli altri giovani si sono proposti loro? Ho fatto la proposta ai ragazzi e hanno accettato. È un comune molto attivo. E, Sagra delle Lumache, però immagino che poi abbiate in cantiere moltissime altre iniziative, perché comunque essendo una proprio nuova e giovane ha voglia di abbiamo diversi partire. Obiettivi, diverse idee, programmi, non solo a livello discoteca, oppure ma di arrivare anche a avere eventi culturali dall'arte allo spazio, cioè all'osservazione del cielo, tante cose. Sì, per lanciare il territorio, per attrarre. Sì. Poi i prodotti nostri locali, far conoscere i produttori, coinvolgere anche loro. Interessante. Sagra delle Lumache, lanciamo un appello. Perché le persone dovrebbero venire alla Sagra delle Lumache a San Colombano Belmonte, a parte per assaggiare le lumache, ovviamente, che non è una cosa da tutti i giorni. Dovrebbero venire perché c'è tutto novità, è tutto nuovo, come direttivo e anche nella cucina. Ok, quindi conoscere la nuova Proloco e conoscere i piatti innovativi a base di lumache e non, e ascoltare buona musica. Quindi sabato 30 ci sarà la serata danzante con Marco Picchiottino, esatto, che è conosciutissimo e apprezzato sul territorio. E poi vabbè, sabato sera abbiamo detto appunto la discoteca per i giovanissimi. E i borghi. E i borghi, esatto. E karaoke la domenica sera. E karaoke la domenica quindi sera. Quindi è molto improntato sulle famiglie. Sì, sì. Ma karaoke sarà improvvisato, quindi la gente potrà decidere di andare a cantare. Ma è proprio dire... quello il bello. Sì. Esatto, riuscire comunque a coinvolgere le persone, perché non è solo il fatto di venire a cena, va bene, vado a mangiare le lumache, barra carne che sia, però poi mi diverto e ci sto bene, certo, e ci ritorno. E se magari ci ritorno con altre persone. E sì, quindi il territorio comunque viene valorizzato, le persone vengono valorizzate, si dà quel non so che in più che aiuta. Certo, prende vita. Alla socializzazione, perché purtroppo è un paese, i paesi piccoli hanno questo problema. La mancanza di socializzazione, perché finché non c'è un bar, non c'è un ristorante, non c'è comunque un punto di ritrovo, la Proloco diventa quella cosa, se di cosa vogliamo parlare, che però aiuta a socializzare. Certo. Poi coi giovani tanto di guadagnato. Sì, difatti è molto più facile fare da aggregatore e quindi raccogliere e unire le persone. Quindi lanciate ancora voi un invito in chiusura. Vi aspettiamo. Michele? Alla festa delle lumache. Vi aspettiamo e perché non venire da noi? Quindi mi raccomando, da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio tutti a San Colombano Belmonte per la Sagra delle Lumache. E continuate a seguire Obiettivo News.